Balto Bonatti è senza dubbio l'alpinista chiave degli anni 50-60. Lui si è orientato da Riccardo Cassin, caposcuola degli anni 30, anche oltre, però negli anni 30 era il grande alpinista, era dell'Ecco. Balto Bonatti diventa dopo Cassin lo scalatore capace di fare tutto, alpinista tradizionale, e lui ha dato anche a me una specie di direzione. Non è che noi alpinisti ci copiamo, non è possibile. Noi tentiamo di avere un certo atteggiamento. E Balto Bonatti è uno degli ultimi che ha vissuto chiaramente un atteggiamento di grande rispetto verso la montagna, facendo o raggiungendo più volte il limite del suo periodo. Sia lei, sia Walter Bonatti, scesi dalle alte vette himalayane, siete stati confrontati con il concetto di verità. Bonatti dopo la conquista del K2 e lei dopo il Nanga Parbat, dove perse il suo fratello Günther. C'era chi non credeva, insomma, alla vostra versione dei fatti. Vi siete mai confrontati su questa esperienza? Erano due storie diverse, ma molto simili, perché la base delle liti, se erano liti, è sempre stata la stessa. C'era l'invidia, c'era la voglia di farsi importante. Però chi si intendeva, chi sapeva del K2, della geografia, della storia di prima, sapeva dall'inizio che è una cosa bugiarda che hanno messo contro Bonatti. Però servivano 52 anni per liberare Bonatti da queste accuse. Alla fine sono stati tre saggi del CAI che hanno messo chiarezza. Più tardi, specialmente negli ultimi 5 anni della nostra vita, della vita di Bonatti, la mia è ancora qua, abbiamo discusso e ci siamo messi subito d'accordo come sono state andate le cose. E non escludo che tento nella mia vita, se la salute permette e il tempo permette, a mettere sullo schermo questa cosa drammatica. Senza le accuse questa cosa non sarebbe in tutte le teste italiane, per questo c'è un certo interesse ed è veramente una delle cose più belle della storia dell'alpinismo. Da un lato Bonatti che salva come Beniamino della spedizione la situazione, e poi avendo l'accusa che lui avrebbe voluto fare il K2 senza la maschera, che voleva rubare agli altri il K2. Nel mio caso già il capo spedizione, per scusarsi, ha messo nel pubblico l'accusa che io avessi lasciato il fratello sotto la cima dove abbiamo fatto il primo bivacco, e lui sarebbe stato rimasto là, morto là. Il capo spedizione Herlikofer per tutta la vita ha sostenuto questo. E invece di mandare qualcheduno dall'altra parte della montagna, lui ha iniziato il ritorno. Sono ritornati a casa e solo per caso ci siamo incontrati lui con il gruppo, tutto il materiale sulla via di ritorno e io sulla via verso la prima cittadina dove c'era un ospedale sperando di trovare cura. L'alpinismo le ha aperto le porte anche alla conoscenza delle tradizioni, dei ritmi degli uomini della montagna, penso proprio all'Himalaya. È venuto a Lugano invitato dall'Associazione Mani per il Nepal, che ha diversi progetti umanitari nel paese. Lei con gli Sherpa ha un rapporto privilegiato, ha trovato una sintonia con questo popolo. Ci può raccontare che cosa ha trovato negli Sherpa? No, io generalmente negli ultimi 30 anni ho iniziato a studiare i popoli montanari del mondo. Ho costruito delle scuole per la gente che vive attorno al Nanga Parbat, che scuole dallo Stato non potevano aspettare perché in mezzo mancano i soldi. Però questa gente non può avere uno sviluppo umanamente giusto se i bambini non possono andare a scuola. E l'ho fatto perché mi hanno aiutato a salvare la mia vita quando
ero di ritorno da questa tragedia sul Nanga Parbat. Oggi gli Sherpa sono gli alpinisti più bravi mondialmente parlando sull'Himalaya, non nel fare le pareti difficili in Patagonia o in Karakorum, però come alpinisti che portano migliaia di clienti sulle grandi montagne, loro sono imbattibili. E adesso sono anche loro che fanno il business. Significa oggi non è più l'organizzatore di Torino o di Monaco che porta clienti al campo base e poi gli Sherpa aiutano. No, oggi loro aiutano ma fanno anche gli affari. Oltre alle vette, lei è stato anche un esploratore. Si è avventurato nell'Antartide, nel deserto del Gobi in Mongolia. Ma cos'è che cercava attraverso queste spedizioni e che cos'è che ha trovato? Io in tutto il mio fare sono rimasto il conquistatore dell'inutile. Io non ero esploratore. In realtà esplorazione oggi si fa se si studia qualche cosa, come studioso, come specialista. Serve almeno una laurea per poter fare esplorazione. Anche Bonatti prima di me ha fatto esplorazione. Lui era fotoreporter, potendo andare nel suo periodo nei posti più remoti del mondo. Io ero ancora fortunato perché nessuno aveva attraversato l'Antartide a piedi, senza cani, senza macchine. E ho vissuto una vita come rocciatore, ero giovanissimo, però sono andato a vivere l'avventura. Ho fatto 15 anni sulle montagne più alte del mondo, non soltanto sugli 8.000 metri, ma su tutte le cime più alte di tutti i continenti, in Antartide, nell'Artico. Ho attraversato poi in una terza fase i grandi deserti di ghiaccio e di sabbia. E poi anche perché avevo di nuovo un tallone rotto e non potevo fare le cose estreme, ho studiato le montagne sacre e alla fine ho tentato di portare la mia eredità dentro in una struttura museale che non è ancora perfettamente finita, che è ancora aggiustabile. Un museo è un processo e abbiamo oggi senza dubbio il museo sulla montagna più vissuto, più visitato di tutti i musei. Oggi gli 8.000 metri vengono preparati, c'è una pista, ci sono aiuti, tanti aiuti, perfino l'elicottero. Bonatti sicuramente non accetterebbe questo alpinismo. La roccia non viene più seguita come una volta, oggi si va in palestra. L'indoor è un bellissimo sport, però è uno sport, non è avventura. Mentre l'alpinismo tradizionale, quello che è il mio alpinismo, è un'avventura, è una tensione fra la natura della montagna e la natura umana. Da questo attrito, da questa tensione nasce un certo atteggiamento verso la montagna. E l'atteggiamento nostro è il rispetto per la montagna. Chi vive alla montagna non solo è confrontato con i cambiamenti climatici. In Nepal, per esempio, questa settimana sta valutando di abbassare il campo base dell'Everest perché è confrontato appunto con un terreno instabile dovuto al surriscaldamento del pianeta e alle stesse attività umane. Il futuro della montagna è in pericolo, lei è preoccupato? È molto importante capire che la montagna è in pericolo perché in città usiamo tanta energia a aumentare la temperatura, a cambiare il clima. Non vogliamo farlo, ma l'abbiamo fatto per 200 anni. Noi, bruciando energia fossile, energia che costava poco, abbiamo raggiunto una ricchezza unica. L'uomo non era mai ricco come adesso, anche se molti sono poveri, specialmente il terzo mondo. La ricchezza che abbiamo adesso è basata su un comportamento che oggi capiamo che non era molto intelligente fare. Sulla montagna sentiamo prima che in fondovalle o in pianura le conseguenze, il caldo globale, il cambiamento del clima, il permafrost che se ne va.
Perché in montagna, anche in campo base dell'Everest, l'uomo può fare qualche cosa di negativo, però in montagna non siamo capaci di portare le forze negative. Però sentiamo subito lassù, più sentiamo le conseguenze del comportamento umano in città. I politici nel momento hanno un grande problema a fare in modo che il mondo, almeno europeo, rimanga in equilibrio, altrimenti le guerre civili sono davanti alla porta. Allora è peggio che in Ucraina. Lei ha realizzato, presumo, molti sogni nel cassetto. Le è rimasto qualcosa ancora di irrealizzato? Sì, ci sono rimasti molti progetti. Sicuramente non riesco a realizzare tutti i miei progetti o le mie idee, però vado avanti pezzo per pezzo. Ho imparato che si può fare molto, anche il quasi impossibile. Oggi le mie mete sono totalmente diverse da quello che ho fatto a 20 anni o a 30 anni, a 40 anni. E ho avuto la fortuna di fare fino adesso 7 vite diverse. E ho iniziato la 8ª vita. Se poi basta anche per una 9ª, non lo so, ma non ha nessuna importanza. Io, finché sono sano e pieno di idee, vado pezzo per pezzo a realizzare.